Super intelligente, furbo e sorridente Doraemon, The Cat. Chi lo sa come fa a cambiare realtà, da qua e là quando e come gli va. Doraemon, da qua giù, vola su, là nel cielo più blu, col suo cotter di bambù. Doraemon, 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 che gatto spaziale, solo tu ci regali dei gadget speciali, ma chissà come mai, quando poi ce li pillole acqua volo. Fa un caldo incredibile. Se ci fosse almeno un po' di vento fresco mi sentirei decisamente meglio. Non appena arrivo a casa mi butto sul pavimento freddo e mi schiaccio un bel pisolino. Il mio ghiacciolo! Crapai! Non mi buttare addosso a queste strade! Accidenti a te! Scusami tanto, non l'ho fatto apposta! Uffa, dormivo beatamente allo stato liquido e sei arrivato tu! Questa peste! Hai detto allo stato liquido? Sì, esattamente. Come vedi, il mio corpo è un fluido in questo momento. Ecco perché ero spiaccicato a terra come una pozzanghera. Lo rifaccio! Che sensazione di fresco! Cosa? Ti faccio un esempio di quello che voglio dire. Guarda, Nobita, il tuo ghiacciolo, quando si squaglia, passa dallo stato solido a quello liquido. E poi, quando il liquido evapora, passa allo stato gassoso. Quindi, ricapitolando, gli stati della materia sono tre: solido, liquido e gassoso. Pillole acquavolo! Pillole acquavolo, interessante! Già, se ne prendi una il tuo corpo diventerà un liquido, se ne prendi due diventerà un gas. E tornerà alla normalità dopo un'ora. Mi sembra divertente, voglio provarle subito. Sento proprio che sto diventando liquido. Ehi, sta fermo, non ti muovere o finirai spiaccicata sul pavimento. Oh, che bella sensazione. Ti dispiace andare a pulire la vasca da bagno? Magari questa è la volta buona che io riesca a sorprenderla. Certo, arriva subito, mammina. Aspetta, dove vai così di corsa? Faresti meglio a non correre, dammi retta. Oh no, accidenti! Che cosa è successo? Come mai il pavimento è tutto bagnato? Insomma, Doraemon, dimmi pure. Quante volte ti ho detto di non giocare con l'acqua dentro casa? Adesso asciuga tutto, mi raccomando. Certo. Lo sapevo che finiva così. Caspita, che volo! È incredibile che sia ancora tutto intero! Intero sì, ma qualche rotella ti manca comunque. Nobita, vieni a pulire la vasca! Sì, arrivo, mamma! Nobita, sei qui dentro, vero? In bagno non c'è, mi domando dove si sarà cacciato. Doraemon, aiutami! Sto arrivando! Aiuto! Che disastro! Da questa parte! Ehi, Nobita, dove sei? Eccolo! Non te lo presto più!
Dai, fammi almeno provare lo stato gassoso. No, scordatelo. Lo useresti di sicuro nel modo sbagliato. Ma cosa fai? Ti ho detto di no! Vieni immediatamente giù, testone! Che sensazione fantastica! Mi sembra di essere una nuvola! Ti ho detto di scendere subito! Neanche per sogno! No! Fa attenzione! Se vieni portato via dal vento, non tornerai più normale! Tranquillo, tanto oggi non c'è vento! Ci è mancato poco. Sarebbe stato terribile se mi fossi mischiato con quel fumo nero. Ah, che sollievo. Ehi! Che cosa, Nobita? Ma dico, siete impazziti? Ringraziate il fatto che sono un gas. Altrimenti mi sarei potuto fare molto male. Ah, Nobita, smettila di fluttuare come un fantasma e ridacci subito la palla. John ha ragione, non farci perdere tempo, ridacci la palla. Chi è stato? Avete di nuovo rotto il mio vaso. Dove andate? È stato terribile. Bene, eccoti qui, Nobita. Per colpa tua ce la siamo vista brutta. E io pure ho perso la mia palla. Come pensi di rimediare? Tagliele di santa ragione, Gian. Sì, molto volentieri. In guardia, pelle e ossa. Ce l'hai fatta, non c'è più. Non mi puoi fare niente perché il mio corpo è lo stato gassoso. Io vado a casa. Sì, John, vengo anch'io. Nobita, devi smetterla di seguirmi. Prova a colpirmi se ci riesci. Ah, ora vedi. Te l'ho detto che non puoi farmi nulla, John. Io sono un gas. Ehi, aspetta, ma dove scappi? Voglio giocare con te. Ecco, in questo modo non riuscirà mai ad entrare. È inutile, tanto io posso andare qui. Ora schiaccio un bel pisolino. Ciao, Gian, tutto bene? Nobita, cosa fai qui? Faccio un giro in camera tua. Non ti ho dato il permesso di entrare. Che cos'è questo disordine? Mi spieghi che cosa hai combinato? Ah, avevo proprio voglia di leggere questo fumetto. Ho per caso detto che puoi leggere i miei fumetti? Ah, su, smettila! Non riesci a toccarmi perché sono un gas. Basta, mi sono stancato di leggere. È meglio fare qualcosa di più divertente. Ora hai superato ogni limite, basta! Questo no, questo nemmeno. Uffa, che noia. Ah, ecco finalmente qualcosa di interessante. Hai preso zero in un sacco di compiti in classe. Chissà che cosa direbbe tua madre se li vedesse. Non mi rovinare, Nobita, te lo sto chiedendo in ginocchio. Non dirlo a mia madre, ti supplico. Non mi sono mai sentito così felice. Gianna si è messa a supplicarmi in ginocchio. Bene, ora è arrivato il turno di Suneo. Che meraviglia di torta. Che profumino delizioso! Sembra veramente invitante! Grazie infinite, mamma! Sei entrato in casa mia senza permesso e stai mangiando la mia merenda! Non la passerai liscia! Nobita, vieni subito giù! Oh no, ti sei pappato la mia merenda! E adesso che ho la pancia piena mi rilasso un po'. Ti faccio vedere io! Me la pagherai molto cara, in guardia! Sì, te l'ho fatta e vai! Grazie mille per la merenda, ci vediamo! Ma perché deve fare?
farmi dispetti, non è giusto, ne voglio la mia merenda! Era buonissima la torta di Suneo, direi che è arrivata l'ora del pisolino. Oh no, si sta alzando il vento! Attenzione, se vieni portato via dal vento non tornerai più normale! Per fortuna c'era questo ramo, devo nascondermi da qualche parte finché non cessa il vento! Ma dove posso andare? Finalmente al sicuro! Ascolta, io non posso uscire perché fuori purtroppo c'è un vento fortissimo. Potrei rimanere nel tuo bagno fino a quando non si calma. Ecco, adesso posso andarmene. Sei ancora lì? Ma cosa stai guardando? Vattene via! Non mi fissare! Sei un gran maleducato! Nobita, alzati, cosa ti è successo? Riprenditi, non farmi preoccupare. È stato terribile. Scusa, che cosa hai detto? Sogno o realtà? Nobita, per quanto ancora devi stare nel letto? Cosa? Com'è possibile? Nobita è riuscito a svegliarsi da solo! Buongiorno, Doraemon, oggi ricomincia la scuola! Nobita, allora hai finito i compiti delle vacanze? Certo, li ho finiti tutti, mamma! Ta-da! Oh? Ho ancora del tempo, non è vero? Così ripasso un po'. È molto strano. Ridammi il quaderno! Tu che fai tutti i compiti e ti metti anche a ripassare. Non è da te, Nobita, c'è qualcosa sotto. Forse questo è solamente un sogno. Nobita, sveglia, vuoi svegliarti? Giù dal letto, su, è ora di svegliarsi. Sveglia, Nobita, accidentaccio. Ma ti svegli o no, pigrone, svegliati! Sveglia! Oh no, era solo un sogno. Ti ricordo che oggi finiscono le vacanze estive e tu devi ancora terminare i compiti. Quindi è meglio se ti dai una mossa. Ah, non ti preoccupare dei miei compiti. Guarda qua, li ho finiti. Oh no, questo è bianco. Eppure questo e anche quest'altro. È tutta colpa tua, le cose stavano andando male. Perché mi hai svegliato, Doraemon? Scusami, ma allora stavi sognando. Non sai quanto mi dispiace averti svegliato. Non fare quella faccia, ci penso io a tirarti su il morale. Il cuscino della realtà. Cuscino della realtà. Il chus che ti permetterà di scambiare il tuo sogno per realtà. Si può fare davvero una cosa del genere? Su, riaddormentati. Spero di riuscire a fare lo stesso sogno di prima. Vedrai che funzionerà. Secondo te sono nello stesso sogno? Sì, dovrebbe essere tutto uguale a prima. La scuola ricomincia oggi. Sì, esatto. Avevi ragione, infatti anche i miei compiti sono tutti finiti. Ci vediamo più tardi. Buona giornata. Caspita, ma è proprio lei. Shizuka, come stai? Che cosa c'è che non va, Shizuka? Dobbiamo sbrigarci! Oh no! Veloce! C'è Nobita! Questo significa che siamo in ritardo! Aspettatemi! Siamo arrivati in orario! Questo
pensavo che fossimo in ritardo, perché in genere Nobita lo è sempre quando deve andare a scuola. Per colpa tua abbiamo corso inutilmente. Non fare mai più una cosa del genere, capito? Ma perché te la prendi tanto con me? Questa mattina sono addirittura in anticipo. Buongiorno a tutti, ragazzi, e bentornati. Sono davvero molto felice di rivedere le vostre facce. Avete fatto i compiti delle vacanze? Sì, sì, certo che li abbiamo fatti, signor maestro. Signor maestro, voglio che guardi i miei, signor maestro, i miei. Bene, Nobita, scommetto che tu li hai dimenticati. No, eccoli qua, guardi. Avevo detto che avrei punito chi lasciava i compiti a casa. Ma come, i miei sono qui, signor maestro. Perfetto, tutto come al solito. Vai in castigo in fondo all'aula. Ho capito bene. Sì, li ha fatti, signor maestro. Li ha fatti tutti quanti, davvero. Scusami, non piangere. È solo che non avrei mai pensato che li avresti portati. Ma se ci sono troppi errori, è come non averli fatti. Ma com'è possibile? È tutto quanto giusto. Non hai la febbre, vero? Hai mangiato qualche cosa di strano ieri sera? Sul serio, Nobita ha fatto i compiti? Incredibile! Secondo me ha chiesto a qualcuno di farglieli! Ma dai, prende sempre il tè! Fatto un nome! Basta! Non ce la faccio più! Nobita, cosa ti prende? Dove stai andando? Me ne vado a casa! È inutile, tanto vale tornare a essere il Nobita di sempre! Ascolta, vuoi provare a riaddormentarti? Sono troppo arrabbiato per prendere sonno. Ma non puoi cambiare le cose se non dormi. Ti aiuto io cantandoti una ninna nanna. Ninna nanna, ninna, oh! Avanti, Nobita, dormicchia un po', oh, oh! Il tuo sogno si avvererà e diventerà una gran bella realtà. Oggi è l'ultimo giorno di vacanza, vero? Eh già, e i tuoi compiti sono da finire, come vedi. E vai, sono tornata alla realtà. Allora penso che mi convenga darmi da fare se voglio finirli in tempo. Sì, esattamente, tieni. Guarda che però se li rifarai tutti giusti, dubiteranno di nuovo. Sì, hai ragione, quindi devo assolutamente trovare un modo per riuscire a risolvere questo problema. Chissà se il sogno avrebbe avuto un proseguimento piacevole. Su, è inutile continuare a pensarci. Nel mio sogno è possibile far andare le cose come voglio io. Beh, in effetti non è impossibile, a patto che... Ottimo! Mi impegnerò al massimo, così sarò più brillante che mai. E in questo modo mi sembra ovvio che tutti mi rispetteranno. Non vedo l'ora di vivere questo sogno. Che egoista, pensa soltanto ai suoi interessi. Ninna nanna, ninna, oh! Caro Nobita, dormicchia un po'. Su, sveglia, Nobita, è ora di svegliarsi. A essere sincero, mi sembra che non sia cambiato niente. Adesso alzati e va a scuola, vedrai che tutti ti rispetteranno. Ehi, ma perché ti porti dietro il cuscino della realtà? In caso volessi uscire dal sogno. Mi inchino davanti alla tua indiscussa bravura, che dire. Complimenti vivissimi, sei brillante come al solito, caro Nobita. Sono a dir poco senza parole. Siamo onorati di avere un allievo geniale come te nella nostra umile scuola. Speriamo che in futuro tu possa diventare un grande maestro. Beh, forse questo è un po' troppo. Nobita, dove stai andando? Non vuoi restare con noi? La scuola è completamente inutile, quindi ho deciso di andarmene. Siete forse contrari? No, assolutamente no, ci mancherebbe. Arrivederci, non avremo mai più un allievo diligente come te. Abbiamo perso un genio, buona fortuna per tutto. Torna a trovarci quando vuoi. Ehi, guarda chi c'è, quella è Nobita. Wow, hai ragione, è proprio lui. È bellissimo. Sto passando in questo momento. Wow, è caduto in una certa classe. Hai visto quanto stile nel cadere? Mamma, è così affascinante. Che coperto, si è rialzato subito, che forte. Sono d'accordo con te, è davvero un mito. Un altro punto. Per fortuna sei qui, Nobita. Forza, ragazzi. Posso chiederti una cosa? Sì, certo. Senti, potresti giocare insieme con noi a... Sai, la nostra squadra sta perdendo. Va bene, ma farò solo una battuta. Il battitore scelto è l'ottimo Nobita. Forza, campione. Mettigela tutta, Nobita. Lanciala pure più forte che puoi. Sì, per me è un onore giocare contro di te. Che bravo. Grandioso, la palla è sparita nel cielo. Evviva, è un bel fuoricampo. Sei un fenomeno, Nobita. Quella palla diventerà un satellite. Posso proprio ritenermi soddisfatto. Complimenti, sei un fuoriclasse. Signor Nobita, perché non viene a giocare nella nostra squadra?
Sono un talent scout di giovani promesse. Mi spiace, non sono interessato. Che ne dice di un contratto da 10 miliardi? No, la ringrazio. Signor Nobita, dobbiamo avere un suo commento. Lasciatemi passare, fatemi entrare in casa mia, per favore, levatemi di torno. Niente interviste. Bentornato a casa, tesoro mio. Accomodati pure, la tua merenda è pronta. Nobita, caro, quest'oggi il nostro primo ministro vorrebbe vederti a tutti i costi. Senti, spostami l'incontro un'altra volta. Oggi la mia agenda è già troppo fitta. Siamo i genitori più fortunati del Giappone ad avere un figlio importante come Nobita. Che stai dicendo? Semmai siamo i genitori più fortunati del mondo. Hai ragione. Devo perfezionare il razzo destinato all'esplorazione di Marte a cui sto lavorando. Forse esagero, il mio sogno sta diventando un po' troppo ambizioso. Ma sì, in fin dei conti questa è la mia realtà adesso. Nobita, sveglia! Per quanto ancora devi stare nel letto? Su, svegliati, dai, avanti! Per favore, apri gli occhi! Ti ringrazio, per fortuna mi hai svegliato! Sono tornata alla realtà, dove sono i miei compiti? Vediamo un po', oh no, qui non c'è niente, nemmeno qui! Nemmeno in questo! Non c'è nulla! Non è possibile, in nessun quaderno c'è un compito fatto! È meglio cambiare questa realtà con il sogno precedente! E questo cos'è? È soltanto un normalissimo cuscino. Dov'è l'altro? Ridammi subito il cuscino della realtà. Ma di cosa parli? Del cuscino che ti permette di scambiare il sogno con la realtà. Io sono davvero nei guai. Senza quel cuscino la scuola ricomincia domani. Io ti ripeto che non so di cosa tu stia parlando. Smettila di fare il finto tonto. Ma cosa stai dicendo? Hai ancora più di metà delle vacanze estive davanti a te. Cosa? Dici davvero? Quindi è stato tutto un sogno? Oppure questo è solamente un sogno che sto facendo grazie al cuscino della realtà? Se è così, vuol dire che prima era tutto vero. Sogno o realtà? Realtà o sogno? Ti prego, fa qualcosa, mi scoppia la testa!